Ragazzi, siamo in Georgia finalmente! Kurdistan, siamo in Kurdistan! E nel frattempo, guardate qua, che bella fortezza stiamo passando! Ora inizia tutta la trafila per il nuovo paese. Per il nuovo paese, dobbiamo ambientarci, dobbiamo fare il diesel, quindi capiremo quanto costa. Dobbiamo fare la SIM. Importantissima per noi, se no non ci vedrete più. E dobbiamo studiare un po' la logistica e dove anche passare i primi giorni. Ci siamo fermati a un distributore, stiamo facendo il pieno. Il distributore qui vicino alla frontiera al momento sembra più economico della Turchia e il diesel sono 2.84 GEL, cioè i lari georgiani. GEL è l'abbreviazione di lari georgiani, le chiameremo GEL. 2.84 che convertito in euro sarebbe 1 euro al litro, quindi sembra molto buono. E noi eravamo tipo a un quarto di serbatoio, faremo il pieno ovviamente. Per ora l'inizio non è male, ragazzi. Senza traffico siamo. Grande questa città, Grande Batumi, grande. Tutti gli uffici del cambio, quanti ce ne sono? Sì, quelli sono tutti uffici con i monitor accesi per invitarvi al cambio. Siamo anche nell'ora di punta, mi sa. È mezzogiorno. È mezzogiorno, c'è un traffico bestiale o probabilmente magari è sempre così, non lo sappiamo. Abbiamo una bellissima betoniera qui a fianco. Ah, ci scarica il cemento. Ma che siamo a Las Vegas, ragazzi? Siamo a Las Vegas, ragazzi! Oh, che grattacieli! Ma poi sempre più alti, Questa è la zona moderna di Batumi. Allora, prima missione, quella più importante, andare a fare la SIM card. Ho lasciato Charlie lungo la strada, in questa caotica città. Marta è dentro, almeno se ci sono problemi che ci fanno spostare ci pensa lei. E vado a vedere, qui a due isolati ci dovrebbe essere la Silknet, la Geocell, che è una compagnia georgiana che dà sulla carta i giga illimitati all'equivalente di 10 euro per 15 giorni. Quindi andiamo a vedere se è una cosa semplice, andiamo muniti di passaporto e intanto facciamo questa operazione. Eccomi tornato da Marta sul mitico Charlie con la SIM. Yuppie! Veloce, rapido e indolore. Abbiamo fatto la Silknet Geocell con il pacchetto Tourist Unlimited. Illimitato. Ovvero turista illimitato. Prezzo 30 lari, quindi praticamente 30 lari sono 10 euro, valgono 15 giorni e abbiamo internet illimitato, i giga illimitati. Basta. Qui in Georgia ci vogliono proprio tenere stretti, Ed in più con questa SIM possiamo fare anche le telefonate ai cellulari italiani gratuiti per 30 minuti massimi in 15 giorni. Quindi molto comodo per chi volesse chiamare casa e non avesse magari copertura wifi. Buono. Quindi direi molto molto buono. Ora noi dobbiamo trovare un posto dove fermarci e poi anche dove mangiare, perché la fame incombe. Io nel frattempo uno spuntino l'ho fatto, devo dire la verità. Mentre aspettavo Fede, ho fatto un piccolo spuntino, ho mangiato una banana, però te l'ho preparato. Grazie. Ma io per strada ho visto dei cibi, mamma mia, ci sono già delle pasticcerie e dei negozi che fanno la carne, potete capire che bellezza. Cosa c'hanno. Ma questo lo scopriremo nei prossimi giorni. Ora dobbiamo andare via da qui. Uscirei un po' dal caos perché esatto. È l'ora di punta, stanno uscendo tutti i ragazzi da scuola, siamo nel mezzo del traffico. Manca solo da fare un prelievo di qualche soldo e, sì, poi, siamo, e poi siamo operativi. E quello è sempre il Mar Nero dal lato georgiano. Però ci dovrebbe essere un parcheggio, vediamo se riesco ad accedere qui. Parcheggio, forse, eccolo, parcheggino in modo che possiamo fare un pranzettino. Niente di che, ma può andare bene per fare sosta pranzo.
Ed ecco qua il nostro primo affaccio sul Mar Nero. Abbiamo trovato il posticino ideale per fare la pausa pranzo. Ora probabilmente ci facciamo un piatto di pasta, ora decidiamo, oppure vediamo se finire gli avanzi e inizia una bella avventura. Lì vediamo tutto lo skyline della città. Città ultramoderna e anche bella caotica, bisogna dire. Ma noi abbiamo bisogno di un po' di pace e di tranquillità. Speriamo di trovarla. Abbiamo visto che c'è un bel pezzo di costa. Sulla carta un po' di posticini l'abbiamo già individuati. Ora però abbiamo bisogno di mangiare prima della pace. Sì, direi proprio di sì. Stiamo notando, passando in questa strada costiera, che ci sono tantissime piantagioni di bambù con dei fusti incredibili, molto belle e rigogliose, e tante lavoratrici e lavoratori a bordo strada, ora non ho fatto in tempo a riprenderli, che costruiscono le scale con questo bambù. Sono un'opera d'arte. E qualcuno invece fa degli spazzolini, delle scopette, qualcosa del genere, cioè comunque trovano il modo di utilizzarlo, sia le foglie che i fusti. Invece dei cani al guinzaglio, qui in Georgia ci sono le mucche che pascolano nel pratino a bordo strada. Allora, abbiamo visto un bancomat, vado a vedere se riesco a fare un prelievo. Speriamo di tornare con un po' di liquido. Un po' di gel, sì. Ma non nei capelli, però. No. Qui il gel, quando ci sentirete parlare di gel, l'ho già detto poi oggi alla frontiera, sono i lari georgiani, la sigla è gel. Georgian Lari, sì. La sigla internazionale. Sigla internazionale, e quindi abbreviato è gel. Che buca. Finora c'era andata di lusso, abbiamo trovato delle buone strade. Questa è la prima, o almeno un tratto, tutta spaccata, completamente senza manto asfaltato. Sì, stanno rifacendo un po' il tutto, crediamo. Speriamo che non siano tutte così. Vedete le buche? C'è una voragine qui. Non lo so. Altra voragine. Come vedete, abbiamo trovato questo posto in questa pineta e siamo sul lungomare. Ora andiamo a vedere l'affaccio sul Mar Nero, dove abbiamo questa gigantesca spiaggia. Purtroppo è piena di spazzatura, una roba indecente. Qui ci vorrebbero 12 tir per portare via tutto, ma tant'è. Stanotte passeremo la notte in questo luogo, ci studiamo un po' cosa c'è da vedere qui nei dintorni, cerchiamo un attimo di ambientarci. Dovremo poi fare il prelievo, che non siamo riusciti a fare. Piano piano ci si adatta a questo nuovo paese. Buongiorno ragazzi, nuova giornata. Buongiorno a tutti, ciao. Dalla Georgia, ebbene sì. Allora, abbiamo dormito in quel parcheggino sotto la pineta. Benissimo, tra l'altro. Benissimo, veramente. Stanotte è un po' piovuto, eh? Un po' piovuto, ci ha dato il benvenuto subito in terra georgiana. Eravamo però cotti di tutto il trambusto della frontiera ieri e quindi siamo crollati ieri sera. Una cosa infatti che cambia subito quando si entra in questo paese è anche il fuso orario. Esatto. Infatti qui abbiamo dovuto spostare tutte le lancette degli orologi di un'altra ora. Che poi non sono più lancette, ma sono digitali, ma insomma abbiamo dovuto spostare tutti gli orologi possibili e immaginabili, tranne quelli che si rimettono da soli. E quindi adesso non abbiamo più due ore di differenza con l'Italia, ma ben tre. E quindi anche le nostre premiere andranno a mezzanotte, cioè per noi, per voi saranno sempre alle 9 di sera. Sempre alle 21, esatto, quindi mi raccomando, super presenti in premiere, fateci questo regalo ragazzi, per cortesia, perché noi dobbiamo tenere gli stuzzicadenti agli occhi per arrivare a mezzanotte, dopo tutto il giorno che comunque giriamo, e
vogliamo essere presenti, quindi forza e coraggio, veniteci a supportare in premiere. E quindi se non siamo pronti nelle risposte, perdonateci, ma perché sarà, probabilmente stiamo un po' dormendo. Un po' addormentati. Ora facciamo un'altra commissione, abbiamo trovato uno sportello ATM, andiamo a vedere se riusciamo a prelevare. Ed eccole qui le prime banconote georgiane, abbiamo preso 200 lari, quindi mi ha dato due banconote da 100 lari l'una, che equivalgono a tipo 35 euro l'una. Una di queste banconote vale 35 euro. Proseguiamo, andiamo a fare anche un po' di spesa oggi. Sì, un po' di pane, roba, cose fresche, perché col fatto che avevamo un po' svuotato il frigo per il passaggio in frontiera, pensavamo ci controllassero tutto e quindi è rimasto poco e nulla. Vabbè, diciamo che l'abbiamo svuotata anche perché siamo sempre affamati. Sei. No, semplicemente non abbiamo più fatto la spesa negli ultimi giorni e siamo andati a fare un po' di svuota sì, frigo. Certo, ma anche perché sapevamo appunto del passaggio in frontiera, ci siamo organizzati. Infatti in questo video vi daremo anche un po' di dritte su tutte le varie cose da sapere per passare il confine. Normalmente in questi confini non possiamo portare cibo fresco, formaggi, uova, carne, soprattutto queste normalmente si concentrano su queste cose qui. E all'ingresso in Turchia c'erano proprio i cartelli dove c'era il divieto, diciamo, questi alimenti erano sbarrati. Qui al confine con la Georgia non abbiamo visto i cartelli, però credo che sia una prassi un po' di tutti i paesi, quindi insomma è meglio se, ovviamente stiamo parlando se viaggiate con il vostro mezzo che ha un frigo, perché altrimenti con un'auto o con altri mezzi non vi interessa questo discorso. Se avete un frigo a bordo, insomma, per evitare che magari poi troviate l'ufficiale di dogana un po' pignolo, insomma, quantomeno passate quando avete finito la spesa. Iniziamo le prime riprese in territorio, proprio camminando sulla pavimentazione, dal paesino di Cobuleti. Esatto, una piazza grande con una mega fontana e soprattutto il sole. Il sole si sta benissimo, ragazzi. Cielo limpido, stiamo familiarizzando con le scritte per capire i vari negozi, botteghe, eccetera, eccetera, perché è un ginepraio, come si dice nulla. In Toscana. Non si capisce nulla con questo alfabeto tutto elaborato. È un po' un problema anche l'impatto, quindi dobbiamo anche capire quali sono poi i marchi dei supermercati, ad esempio, insomma. In Turchia l'abbiamo capito quasi subito, ma qui è un attimino più complesso più il discorso. Però ci riusciremo, non, tranquilli che non rimaniamo senza cibo. No, decisamente no. Per gli amanti dell'urbex, ecco un chiaro esempio di urbex cittadino, proprio nel cuore della città. Palazzo proprio fatiscente. Hello? Your taxi? Old taxi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Il simpatico signore con il suo taxi. Ne abbiamo visti diversi di questi taxi, roba tipo degli anni 80. Urlo proprio. Sai con certezza quando sali, ma non sai se scendi. Ecco qui, abbiamo trovato il pane. Questo è bello di pane, eh? Sì. Andiamo di questo. Allora, comprato il pane caldo. È caldo? Sì, è un po' caldo. Buono. Pagnottona gigante e due belle brioche, una al cioccolato e una al formaggio. Uguali. Uguali, sembravano tipiche, non lo so, non sappiamo i nomi. La signora per fortuna parla un po' inglese e abbiamo speso circa 6 lari, che sono l'equivalente di 2 euro. Eccola qui, la briochina al formaggio, l'assaggio. Chiama la briochina. È buona, croccante, giusto. Forino, patito, eh? Ha fatto colazione poco fa. Colazione, ormai è. Ormai la giornata va avanti. Certo. Poi guarda là com'è gigante. Ci vuole un rinforzino. Andiamo qui a fare un po' di spesa, vai. Oggi proviamo. Questi sono?
chincali, credo. Chincali, sono tipo ravioli ripieni. Sì, dovrebbero essere quelli di cui leggevo, ma ancora non sono sicura. Questi sono mezzellini. Questi si chiamano vidgori. Vidgori? Ancora con i prezzi non ci abbiamo capito nulla, bisogna ancora rientrarsi. Allora, qui abbiamo la Nutella che costa 13 lari e 45, sono praticamente quasi 5 euro per il barattolo piccolo. E il barattolo grosso supera abbondantemente 7 euro. Primo acchito, i prezzi mi sembrano molto più alti. Probabilmente perché siamo in un piccolo market di un paesino più piccolo, quindi anche quello incide. Dobbiamo andare in un Carrefour, insomma un supermercato più grande. Il salame. Siamo tornati a trovare i salami, i salumi. Ma non solo, attenzione, il salame di Napoli. Salame di Napoli. Qui il maiale, a differenza della Turchia, lo troviamo nei negozi. E Fede c'ha già gli occhiettini a cuore. Anche io, abituati da toscani a mangiare salumi, insomma. Siamo un po' in carenza. In Turchia abbiamo fatto astinenza. 11,95, 12, diviso 3, 4, 4 euro. Qui abbiamo un pacchetto di lavazza crema a gusto, 22 lari, che sono quasi 8 euro. Un po' caruccio per un pacchetto solo. Mi sa che va di traverso il caffè. Qui abbiamo anche Fusilli, Santa Sofia, la pasta Barilla e la pasta busiata di Bari, che però costa 10 lari, sono 3 euro. No, quasi 4. La Barilla costa 1,66 euro. La busiata di Bari quasi 4 euro. Quasi 4 pacco, euro. Insomma. Mezzo chilo. Anche le orecchiette. Le farfalle, la pasta casereccia di Bari. Però i prezzi sono un po' alti. La fiamma vesuviana. Guarda che roba. Siamo entrati in questo piccolo market, giusto per renderci un po' conto sia della tipologia di prodotti che vendono e anche dei prezzi. E la prima impressione è che i prezzi siano un po' alti. Probabilmente perché è tutta roba di importazione. Sì, il market è veramente piccolo, quindi dobbiamo un attimino fare meglio paragoni entrando in un supermercato come degno del nome, insomma. I livelli locali poi, sì, tipici. Sì, sì, tipici ma anche grande, perché quei market piccoli, ma come da noi, i negozi più piccoli tengono i prezzi più alti, questo è chiaro. Dove vai? C'ho da fare un lavoro un po' ingrato. Un lavoro sporco. Lavoro sporco. Lavoro sporco che poverino tocca sempre a Fede. La prossima volta ci vado io, dai. Allora ragazzi, ci siamo fermati in questo parcheggio, fortunatamente si parcheggia bene Charlie, e vi faccio vedere, lì ci sono i bagni pubblici, quell'edificio bianco. Abbiamo individuati passando, e quindi a Fede gli tocca purtroppo lo sporco lavoro nero delle acque nere. Poi appena torna Fede ripartiremo, abbiamo individuato un altro posto carino, si spera, su Par Fortnite, e andiamo a vedere com'è dal vivo. 2,78, no, non si è messa... Sì, 2,84. Costa meno di un euro. Sì, vero. Ci siamo spostati in quest'altro piazzale, qui ci sono altri bagni, quindi questi erano anche più comodi. Abbiamo una bella vista sul Mar Nero, un bel campo. Tralasciando la spazzatura. Sì, qui ci serve di fare una bella raccolta perché tanta plastica, troppa. Ora mettiamo il pannello solare, così ricarichiamo la nostra Bluetti. Però prima diamo da mangiare agli affamati, perché è venuta a trovarci lei e quindi sembra una femminuccia. Arriva anche quest'altro cane e gli diamo un pochino anche a lui. Sì. O lui o lei. Vieni. Vieni Ciccio, ciao, benvenuti. No. Ma guardati, vieni qua. Vieni qua. Ma guarda. Abbiamo dato da mangiare ai cani, che sono qui. Sì. Ma laggiù abbiamo una mucca. Ah, ecco, e le mucche qui circolano libere. È autosufficiente lei. Anche perché non credo che mangi le crocchette del cane, la mucca, quindi non saprei proprio cosa che dargli. Guardate i cani che devono rogare alla mucca. Ma guarda che roba, ma guarda che roba. Ciao in italiano. Ciao. 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 Ciao
Adriano Celentano. Adriano Celentano, sì. Adriano Celentano. Cotugno, che coi tappai a visto. Toto Cotugno. Toto Cotugno. L'apocalisse. Che è passato da qui? Siamo stati tutto il giorno chiusi dentro Charlie a lavorare al computer. Volevamo fare una passeggiata prima. Ci siamo affacciati un attimo alla spiaggia e si è detto torniamo dentro Charlie che è meglio. Però ora il sole sta andando giù. Volevamo un po' vedere il tramonto. Cambiare anche un po' l'aria, insomma. Respirare un po' di aria di mare, del Mar Nero. E toccare l'acqua del Mar Nero, perché siamo sul Mar Nero e ancora non abbiamo toccato le acque. Tralasciando quello che c'è sulla spiaggia. Sì, non voglio commentare, ragazzi, perché poi direi cose pesanti e non ho voglia in questo momento. Mi voglio concentrare sulle cose positive. Però sappiate che di sporcizia ce n'è tanta. Magari qualcosina possiamo fare noi ora domani, ormai ora è tardi. Domani ci metteremo i guanti, i soliti sacchetti. Qualcosa faremo, però qui veramente ci vorrebbe l'intero esercito. Ci vuole un esercito, veramente. È un tratto di spiaggia molto grande, molto larga e è praticamente piena di plastica ovunque. Quella che salta più agli occhi. Poi ci sarà vetro e la cosa peggiore è che ci sono i poveri animali, che questi cani randagi che cercano e ruzzolano tutto il giorno in mezzo a questa immondizia. Sono scene veramente poco edificanti, poco belle e basta, avevo detto non commentavo, invece ho detto anche troppo. Vado verso il mare. Pensavo ci fosse la sabbia, invece come vedete è pieno di sassi. Dai Marnero! Vai, tocchiamola quest'acqua, tocchiamola! Tocchiamo l'acqua del Mar Nero! Mar Nero! Vedi, è proprio nero! Nero, nero! Ciao, dove ci porti? Ci accompagni? Ci accompagni a vedere questo posto? vieni! Ecco le banconote della Georgia, i famosi gel. Abbiamo la banconota da 5 gel, da 10, da 20. Praticamente sono il resto del pane, più altre banconote, perché abbiamo speso veramente poco. Ormai il sole sta per calare, ci siamo anche spostati, perché quando abbiamo fatto la passeggiata abbiamo individuato questo posto un pochino più tranquillo. Siamo sull'erba. Sì, però di 150 metri. 100 metri veramente. Il parcheggio era là. Perché abbiamo paura che stanotte vengano a fare burnout sull'asfalto. Salutiamo questo bel tramonto sul Mar Nero e veniamo a un po' di informazioni su come entrare in Georgia e cosa serve. Ovviamente la prima cosa in assoluto è il passaporto. Se per la Turchia basta anche la carta d'identità, per la Georgia è obbligatorio avere un passaporto. Noi ovviamente ce l'avevamo. Esatto. E aggiungo con 6 mesi residui di validità. Quindi controllate la data di scadenza. Per il veicolo invece va consegnato il libretto di circolazione in dogana. A noi non hanno per esempio chiesto l'atto di proprietà. Sarebbe bene avere anche l'atto di proprietà del veicolo. E poi va fatta un'assicurazione per entrare in Georgia, perché la carta verde qui non vale. Solitamente l'assicurazione si può fare negli uffici preposti
in dogana, ma noi per facilitarci l'operazione abbiamo fatto l'assicurazione online. Abbiamo trovato un sito molto importante che vi consigliamo. Il sito si chiama tpl.ge e praticamente entrate dentro al sito, inserite tutti i vostri dati del veicolo e anche i vostri dati personali. Con 50 GEL potete fare il permesso per un mese. Quindi pratico, semplice e veloce. Non è necessario avere la copia cartacea, ci siamo fatti stampare la polizza e ce l'abbiamo anche cartacea. Vedete, è scritta tutta chiaro, no? con i caratteri della Georgia. Per noi è incomprensibile, ma se vi fermano sapranno sicuramente cosa leggere, insomma. Ovviamente vi arriva anche sul telefono, sul computer, insomma sulla mail. Per guidare in Georgia basta la vostra patente, ma noi abbiamo comunque le nostre patenti internazionali che abbiamo fatto online con un servizio veramente molto semplice e veloce. Vi mettiamo giù in descrizione il link dove potete trovare tutte le informazioni per fare la patente internazionale, che è consigliata. È consigliata in questo stato. Qui nello stato della Georgia. In altri stati limitrofi, come ad esempio l'Armenia, che è qui a fianco, invece è necessaria. Un altro documento che è fortemente consigliato è l'assicurazione sanitaria, perché quella che abbiamo noi in Italia qui non vale. E quindi noi ci siamo affidati a una compagnia assicurativa molto valida, che ha un buonissimo rapporto fra polizza, quindi qualità e prezzo. A noi ci sono piaciuti molto, un'app molto chiara, trasparente e semplice da usare, sperando mai di non doverla veramente usare. L'assicurazione è Eimondo, scritta con l'H, vi mettiamo il link come sempre in descrizione, andate a dare un'occhiata e potete anche scaricare, come vi dicevo, l'app, che è veramente semplice, essenziale, con tasti anche di emergenza attivi 24 ore su 24 qualora, ripeto, incrociamo le dita, speriamo di no, ma qualora doveste aver bisogno, perché purtroppo in viaggio non si sa mai, a volte si spendono tanti soldi per delle sciocchezze ma non si pensa a questa assicurazione sanitaria che veramente vi può svoltare il viaggio. Esatto. Inoltre abbiamo personale qualificato che risponde in italiano, disponibile 24 ore su 24, e sempre con il nostro link avete anche in questo caso un buon sconto da poter utilizzare. A questo punto, una volta parlato dei documenti necessari, vi parliamo anche della nostra esperienza sul campo. Prima di affrontare, diciamo, la frontiera, abbiamo fatto una sorta di preparazione, una pulizia approfondita del van, ma soprattutto abbiamo cercato di ottimizzare il discorso dei generi alimentari. Avevamo letto per l'ingresso della Turchia che alcuni generi alimentari freschi, come formaggi, carni, vegetali, frutta, cose verdura, particolari, non potessero entrare nel paese. Quindi abbiamo immaginato che anche per le altre frontiere, come in questo caso per la Georgia, potessero fare dei problemi. Di fatto non è andata così, perché ufficialmente il frigorifero non ce l'hanno nemmeno aperto. Poi abbiamo lavato un po' fuori Charlie e dentro, come ripeto, ma anche perché avevamo fatto strade molto particolari e era infangato, poverino, da tutte tra le neve, parti. Tra neve, fango e quant'altro. Quindi queste cose anche un po' per noi, oltre che per affrontare la dogana. Per arrivare ci sono chilometri e chilometri di tir, auto articolati, veicoli da trasporto grandissimi, quindi voi non fate altro che sorpassarli, perché poi di fatto tutti fanno così. Avevamo letto che altri viaggiatori erano stati separati, quindi lì per lì, diciamo, avevamo pensato già di dividerci i documenti, perché come ci siamo approcciati alla sbarra di uscita della Turchia, è uscito l'ufficiale subito e a me mi ha guardato e mi ha detto: lei signora vada via là. E io gli ho detto: ma là dove? E lui mi ha indicato un edificio vetrato con una porta. Dal punto di vista invece del guidatore, quando venite separati voi rimanete soli e non sapete cosa sta succedendo anche in questo caso dall'altra parte. Praticamente mi hanno fatto aprire il van, solamente le portiere hanno visto e constatato che si trattasse di un van, e nel nostro caso è finita lì. Quando sono ripartito ho visto Marta che mi aspettava dall'altra parte e l'ho raggiunta. E ho tirato un doppio sospiro di sollievo, perché oltre ad essere passato io era passata anche lei. Per entrare in Georgia ci sono due dogane, quella che abbiamo fatto noi qui sul Mar Nero e un'altra più all'interno a circa 2000 metri di quota. Noi per motivi logistici e in virtù del viaggio che stiamo facendo abbiamo optato per quella sul Mar Nero, perché poi volevamo passare da Batumi e piano piano costeggiare
il mare per poi entrare dentro il paese. Ci auguriamo quindi di avervi dato il maggior numero di informazioni possibili qualora vogliate anche voi un giorno entrare in questo paese, in Georgia. Non era per scoraggiarvi ad entrare in Georgia, sia ben chiara questa cosa, anzi tutto il contrario, era per darvi informazioni utili in modo che vi prepariate per l'ingresso in questo bellissimo paese. Per quel che ne abbiamo visto, ci piace, tireremo le somme più avanti, però ecco, ci sembrava doveroso dare appunto una piccola guida per prepararvi al meglio. Seguite i nostri video, vi faremo scoprire tante belle chicche. Mettete un likeone, iscrivetevi al canale. Un abbraccio, grazie ancora ai nostri Patreon e ai nostri sostenitori e abbonati, e li ringraziamo tutti uno a uno, un abbraccione. Vi salutiamo. E anche Charlie vi saluta, felice di essere in Georgia. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Ciao.